Belle donne, buongiorno e benvenute in questo video dalla luce altalenante. Oggi il sole va e viene, la luce cambia. È un bel segno perché stiamo lentamente ma inesorabilmente abbandonando i mesi più freddi e infatti oggi parliamo di moda primavera 2023. Non facciamoci però troppe illusioni, come tutti gli anni ci sono le tendenze, come tutti gli anni sembra un film già visto, come tutti gli anni ci sono cose orribili e cose invece magari più interessanti o perché no, anche imperdibili. Naturalmente il concetto di imperdibile è un'iperbole, non esistono capi imperdibili a meno che appunto non siano imperdibili per noi. Cioè per quelle che sono le nostre esigenze, la nostra forma del corpo e per quelle che sono le necessità del nostro armadio una volta che cambia la stagione e ci rendiamo conto di quello che ci serve per integrare e creare il nostro capsule wardrobe. Vi metto qua sopra il link al video dove vi spiego cos'è e come funziona. Comunque, in posizione stabile e quindi riproposti e riproposti e riproposti e sempre validi e già presenti in tanti armadi, quindi comunque sia stato un buon investimento, sono i tailleur pantalone. Di nuovo alla ribalta, devo dire comodi, stanno bene con tutto, si usano in tutte le occasioni, colori classici, blu, nero, beige, grigio, ma soprattutto colori shock, quindi fucsia, giallo, arancione, viola, verde smeraldo, blu elettrico, tutti quelli che volete. I pantaloni in generale sono larghi, sono morbidi, sono classici, con le pence, i pantaloni del papà, stile anni 50, i dad pants. O anche i palazzo, i classici palazzo dalla linea pulita, senza pence, tasche a filo, proprio semplici, semplici, ma ampi e comodi. E questa è un'ottima cosa, soprattutto quando viene caldo, perché i pantaloni stretti col caldo sono una vera e propria tortura. La cosa vale anche per i jeans, ne vediamo veramente di tutti i colori, ma soprattutto li vediamo larghi, larghissimi. Super ampi, super morbidi, super comodi, un po' più corti, un po' più lunghi, non importa, però comunque jeans larghi e comodi. Gonne e abiti, come sempre, di tutte le lunghezze, quindi lunghi, midi, mini, a seconda delle proprie esigenze, ahimè anche un po' della propria età, ma non vuol dire più di tanto. E le fantasie si spostano leggermente dai fiori verso le fantasie geometriche o quelle un po' particolari delle ceramiche, degli azulejos. Fin qui tutto bene, ma niente di nuovo. Una delle proposte che però mi attizza di più, che diciamo ha così solleticato la mia curiosità e anche i miei ricordi, è quella appunto del mood anni 90. Vedremo tantissime proposte legate, appunto ispirate alla moda degli anni 90, che a me è molto cara, perché io in quegli anni ero una trentenne d'assalto qui a Bologna e avevo dei look decisamente molto trendy e molto particolari. Quindi vedremo maglie molto corte con la pancia scoperta che adesso magari non indosserei più, ma all'epoca diciamo che erano un po' il mio pane quotidiano. E soprattutto vedremo tanti, tanti, tanti pantaloni cargo, un po' in tutte le salse, un po' in tutti i tessuti, un po' in tutti i colori, ma anche e soprattutto in quelli più classici, quindi il verde militare, il blu, il beige, il nero. Li troviamo anche in denim, quindi vedremo anche tanti jeans in modello cargo. La comodità, la bellezza del pantalone cargo è la sua leggerezza, il fatto che è estremamente morbido, che non stringe le gambe, che se realizzato in tessuti molto leggeri è perfetto per l'estate anche quando abbiamo i nostri odiati 40 gradi all'ombra. E quindi secondo me è un capo sul quale vale la pena di investire. Io ne ho acquistati un paio già l'anno scorso perché comunque avevano già fatto una timida round 3 l'anno scorso e forse anche l'anno prima, ma un po' meno. Comunque insomma qualcosa in giro c'era già e io l'anno scorso ho acquistato questi di Dixie che sono in un tessuto cinzato, quindi che sembra quasi impermeabile, ma non lo è. È un cotone molto leggero.
e il modello è veramente molto molto comodo. Io li ho adorati, li ho portati tutta l'estate scorsa, li ho portati in vacanza a Budapest, insomma, li tiro fuori molto volentieri dall'armadio e ne acquisterò altri per fargli compagnia e per alternarli, magari in altri colori. Però secondo me il pantalone cargo, ecco, potrebbe essere una di quelle cose davvero imperdibili per questa nuova stagione, primavera-estate 2023. Ma c'è in questa nuova stagione qualcosa di effettivamente nuovo su cui valga la pena di soffermarsi? Allora, partiamo dal concetto che il nuovo non esiste, perché bene o male abbiamo già visto tutto il contrario di tutto. E magari per nuovo intendiamo che non si vede, che non viene proposto da parecchi anni, da parecchie stagioni, o che comunque è stato proposto ma è rimasto lì in una nicchia e non è stato particolarmente preso in considerazione. E effettivamente sì, io devo dire che c'è. Siamo in un ambito un po' più elegante, un po' più bon ton, che è uno stile che a me piace moltissimo, nonostante il mio animo rock e punk. In realtà, se andiamo a vedere nella storia dei look del rock, troviamo anche tante proposte, tanti, tanti intappi bon ton che sono poi stati utilizzati da delle rock star femminili decisamente aggressive e grintose che hanno saputo interpretarli alla loro maniera rendendoli unici. Come per esempio il look di Courtney Love nel film Larry Flint Oltre lo scandalo, ma ce ne sono anche tantissimi altri. Comunque, la proposta bon ton che io non vedevo da tanto tempo, ma che ho visto affacciarsi così timidamente nelle collezioni invernali di quest'anno e che vedo tornare nella primavera, che praticamente deve ancora iniziare, è lo scamiciato. Che cos'è lo scamiciato? Lo scamiciato è un abito tendenzialmente a trapezio, non molto aderente, quindi leggermente morbido, dalla lunghezza al ginocchio, sopra il ginocchio, ed è un abito senza maniche da indossare con sotto una camicia o una t-shirt a contrasto. Ecco, lo scamiciato è proprio una delle proposte che secondo me vanno effettivamente prese in considerazione per questa primavera, perché è un po' nuova, nel senso non vista da tantissimi anni, e anche, come dire, chic e pratica, molto sfruttabile in tutti i contesti, da quelli formali di lavoro a quelli relativi appunto al nostro tempo libero, alle nostre uscite quando non abbiamo impegni lavorativi, e che può risolvere tante situazioni, sia formali, siamo invitati a una cerimonia, abbiamo una situazione di lavoro in cui vogliamo essere un po' più eleganti del solito, ma anche proprio per il nostro tempo libero. Pensiamo per esempio ad uno scamiciato in tessuto simil Chanel, quindi bouclé, abbinato ad una camicia col fiocco. È subito una cosa elegantissima. Se fa caldo lo portiamo semplicemente così, con la camicia. Mentre invece, se fa più freddo, lo possiamo abbinare ad una giacca nello stesso tessuto, se vogliamo proprio fare una cosa formale, oppure uno spolverino. E quindi, insomma, io, se non avete mai preso in considerazione questa idea, vi suggerisco di pensarci. Sto cercando un po' di foto e un po' di proposte in giro nei siti. Avrei intenzione di fare un acquisto di questo genere e naturalmente, appena trovo qualcosa di interessante che ne valga la pena, torno subito qui e vi mostro tutto. Tips and tricks sullo scamiciato. Provate a ravanare nel vostro armadio e vedete se trovate un tubino, magari vecchissimo, non particolarmente aderente ma a trapezio o dritto, e provate ad abbinarlo a una camicia bianca. Poi mi raccontate com'è andata. E come accessori, borse piccole, foulard, décolleté tacco kitten, Mary Jane dal tacco largo e comodo, o per le più audaci e le più rock, un bell'anfibio, perché no? E per finire, il classico dulcis in fundo, qualcosa di estremamente classico, tutti gli anni c'è. Tutti gli anni torna, non ci molla mai, ma personalmente a me non delude mai. Un grande classico della primavera e della moda francese sono le righe, esattamente come quelle che sto indossando in questo momento. Passano
Parlo soprattutto di pull leggeri in viscosa a righe, in colori classici come il bianco e nero o il bianco e blu, da abbinare un po' con tutto, ma soprattutto ai jeans e ai pantaloni che indossiamo quotidianamente, soprattutto nel periodi così di cambio stagione in cui abbiamo bisogno di capi sicuri che si adattano un po' a tutte le occasioni, ma soprattutto a tutti gli sbalzi di temperatura. E a questo proposito vi lascio il bonus. Il bonus consiste in due pull della nuova collezione di motivi primavera, due pull a righe, modelli diversi tra di loro, ma estremamente classici e anche chic e romantici. Sono entrambi realizzati in viscosa leggera. Il primo ha collo e polsi a contrasto, le maniche sono tagliate a raglan e sono a palloncino con i polsini più stretti e ha anche una riga rossa a contrasto nella base. Il secondo invece è un modello dritto e morbido, a righe bianche e blu, è scollato a V sia davanti che dietro e in uno dei due lati ha anche una fila di bottoncini gioiello che lo rendono un po' più prezioso, un po' più romantico e può essere indossato indifferentemente con i bottoncini davanti oppure dietro. Sono entrambi perfetti sia con i jeans che con i pantaloni bianchi che con qualsiasi tipo di pantalone o gonna con un colore a contrasto che crei proprio questo effetto di abbinamento righe e colore. Bene, belle donne, io spero che il video vi sia stato utile, spero soprattutto di essere riuscita a darvi qualche ispirazione per questa primavera 2023 che piano piano sta arrivando, anche se non contiamoci troppo perché di solito fa così, poi dopo arriva la nevicata di marzo e ci smorza tutti gli entusiasmi. Comunque noi non ci perdiamo d'animo, siamo già in quel mood e quindi da qui non ci muoviamo. Come sempre vi ringrazio per essere state con me e per aver avuto la pazienza di vedere il video sino alla fine. Se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso, basta cliccare su questa foto. E se volete vedere un po' di video a tema fashion con tanti consigli per i vostri look e per la gestione del vostro armadio, potete farlo cliccando sulla foto in alto dove c'è la playlist Fashion. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!